Continua a bruciare il sud dell'Australia come non succedeva da 30 anni. Sono più di 2.000 i pompieri mobilitati nelle squadre di soccorso al lavoro con oltre 100 mezzi e 14 aerei. Oltre 11.000 gli ettari bruciati, 12 case sono già andate distrutte e i soccorritori temono che la stessa sorte toccherà presto ad almeno altre 20 abitazioni. Le fiamme minacciano anche la città di Adelaide. Il fuoco, alimentato dal forte vento, è diretto verso nord-est. L'obiettivo è contenerlo entro mercoledì, quando è prevista una nuova ondata di caldo. Voglio solo andare a casa e cercare di difenderla. È terribile, è un incubo. Non ci permettono di tornare a casa e salvare le nostre case, purtroppo. Abbiamo perso tutto. La mia casa stava già bruciando, ho chiesto di lasciarla, ma di salvare i miei animali, e così è andata, ha spiegato Joe Morris, che si prende cura di animali abbandonati. Con temperature superiori ai 40 gradi, i pompieri stanno fronteggiando un'emergenza pari a quella del drammatico mercoledì delle ceneri del 1983, quando morirono oltre 70 persone.